Fausto Ducci, noto motociclista, ex campione italiano di velocità in salita, di 28 anni, di Gorno, residente in via Cornello, al numero 15, ha perso la vita a causa di un incidente automobilistico verificatosi questa notte intorno alle 3.55 a Pianico, lungo la strada statale 42 del Tonale, all'altezza del chilometro 57,5, poco dopo il bivio per Sovere in direzione Valle Camonica, di fronte al distributore Agip. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte una Smart diretta verso Lovere, condotta da una giovane di 27 anni di Viterbo, su cui viaggiava il 28enne di Gorno, e un Audi proveniente dalla direzione opposta, condotta da un giovane di Riva di Solto. Per il 28enne, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il giovane è stato proiettato fuori dalla vettura e pare abbia battuto malamente il capo. Se la sono cavata con ferite non gravi i conducenti delle vetture, portati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Lovere. Non si conoscono ancora le cause dello scontro, le eventuali responsabilità. La salma del giovane deceduto è stata portata presso la camera mortuaria dell'ospedale di Lovere. Sul posto, per la viabilità, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone, per i rilievi la polizia stradale di Bergamo, per estrarre i feriti i vigili del fuoco di Lovere e Clusone. Fausto Ducci è stato campione italiano nel 2006 di velocità in salita, riconfermato campione italiano nel 2007 nella categoria Open. Anche il consiglio comunale di Gorno del 5 giugno del 2007 ha riconosciuto pubblicamente i meriti sportivi del concittadino Fausto Ducci.